Cari amici, bentrovati a tutti, caro Giuseppe. Salve, siamo Guido. In compagnia di Oliviero, il vice sindaco del comune di Letino, ve lo ricordate sicuramente, bentrovato. L'anno scorso, benvenuti. L'anno scorso abbiamo realizzato un video a Letino con le sorgenti del fiume Lete, siamo andati anche a visitare il castello con la chiesa e la parrocchia. Adesso facciamo un mini giro con la fontana di San Pietro, partiamo da qui. Sì. Questa fontana di San Pietro cosa rappresenta per Letino? Allora, la fontana di San Pietro innanzitutto ci troviamo alle spalle del paese, alle spalle di Letino, nella valle alle spalle del paese dove corre il fiume Sava. Perfetto, il fiume Sava l'abbiamo pure incontrato nella cipresseta di Fonte Greca e quando abbiamo parlato del lago di Gallo. Sì, perché è un affluente del lago di Gallo che poi riparte da Gallo e arriva giù a Fonte Greca. Perfetto. E questa è appunto la località San Pietro, che è una località dove è stato l'origine della... sì, prima che Letino si spostasse nel luogo dove è adesso, questo era il sito in cui si era formato uno dei primi nuclei del centro abitato, per poi passare successivamente dall'altra parte del costone qua montuoso sulla vallata del Lete. Quella roccia lassù. Sono due, una alta e dritta e un'altra a forma di cappello qua sopra. E qua appunto c'è la sorgente di San Pietro, che è una delle fontane, diciamo, storiche di Letino, che serviva appunto tutte le masserie che stanno nel circondario. Ricordiamolo, attività prettamente di pastorizia. Pastorizia, sì, sì. Infatti qua ancora da un lato all'altro la fontana sono presenti due pastori, due fratelli che ancora continuano questa nobile questa attività, sì. Nobile arte della pastorizia. Adesso andremo a vedere anche i costumi tipici di Letino. Di Letino, sì. Andremo a vedere il lago di Letino con la diga, caro Giuseppe. Abbiamo parlato. Già l'abbiamo visto, già. Ne abbiamo parlato, sì. Nel video della vecchia centrale. Non lo so se sarà precedente. Però insomma. La vecchia centrale di Prata, abbiamo parlato del Monte Favaracchi, nel lago di Letino. Li vedremo tra poco. Allora, Oliviero, proseguiamo il nostro cammino, andiamo. Va benissimo. All'interno del municipio di Letino, dove c'è esposto permanente, c'è in esposizione permanente il costume femminile di Letino, che diciamo è uno dei principali, forse motivo d'orgoglio di tutta la comunità letinese, perché è uno tra i costumi più complessi, più ricchi e più belli d'Italia. È da poco diventato patrimonio culturale immateriale della regione Campania, congiunta regionale, ed ha una storia e una complessità abbastanza, diciamo, importante, perché il costume femminile noi sappiamo che è un costume di origine greca, è di origine greca, molto probabilmente dovuto a una migrazione di alcuni popoli dalla Grecia intorno all'anno 1000 nella zona. E quindi tutto quello che si vede sul costume, tutti questi ricami, tutti gli ori, tutta la filigrana d'oro, non sono semplici ricami, ma sono tutti quanti simboli derivati appunto dalla simbologia greca, della mitologia greca. Il costume femminile di Letino, in base al costume femminile che la donna portava, chiunque guardando una donna vestita in costume sapeva tutto sulla donna, cioè sapeva se era nubile o sposata, se era di famiglia benestante o non benestante, perché il biglietto da visita, perché la donna nell'arco della propria vita, in base allo stato sociale che si trovava a vivere, cambiava di costume.
c'era il costume da ragazzina che è molto semplice, fatto solo da una gonna blu con un grembiule avanti alla camicia. Poi quando la bambina diventava signorina indossava un costume completo, così però questo indumento qua, che si chiama panno, e la mappa in testa erano di colore verde. Una volta poi c'era il costume del matrimonio, quello nuziale, che è questo qui che è in esposizione, che la donna, che era il costume più ricco, completo di oro e tutto, che la donna indossava solo due volte nella vita, il giorno delle nozze e poi lo indossava il giorno della morte, veniva rivestita con gli stessi, con l'abito nuziale per il giorno della morte. Poi c'era il costume rosso, sempre di colore rosso, giornaliero per la donna maritata. Poi c'era il costume nero per la vedova e addirittura c'era un costume di un rosso diverso da questo per la vedova risposata. Quindi guardando la donna, cioè cogliendo quelli che sono le varie peculiarità del costume di Letino, si riusciva a capire diciamo tutto sulla vita, sulla fase della vita che la donna stava attraversando. Questo è un costume interamente ricavato dalla lana di pecora di Letino, quindi diciamo le pecore venivano tosate, veniva cardata la lana, veniva tessuta, veniva tinta a Letino e ricamata, tutto a percorso zero, tutto autoctono. Poi forse è importante raccontare anche la storia proprio di questo costume qua, di questo che abbiamo in esposizione, perché questo qua è un costume con cui si è sposata, è un costume nuziale con cui si è sposata una signora di Letino nel 1923. Questa signora poi successivamente è emigrata in Argentina e ha portato con sé questo costume. La signora si chiamava Teresa Vaccaro, ha portato con sé questo costume. La signora, anche se era rimasta giustamente sempre legata al paese nativo, aveva sempre l'intenzione di tornare, ma non è riuscita a ritornare e quindi è morta in Argentina e ha lasciato questo costume a una nipote, Teresa Orsi, la signora Teresa Orsi, che però nel frattempo era emigrata a Detroit negli Stati Uniti, quindi dall'Argentina è arrivata a Detroit. E la signora, qualche anno fa, questa signora Teresa, la nipote, proprio in forma simbolica, dato che la nonna non era riuscita a tornare a Letino, ha deciso di riportarci il costume nuziale della donna e di donarlo al comune di Letino, per chiudere, diciamo, un po' simbolicamente il cerchio che era iniziato agli inizi degli anni 20. Spettacolare. È una storia bellissima questa che abbiamo raccontato adesso, perché ci fa capire le radici di un popolo, dove affondano, e non sono cose campate in aria. Qui ci sono le testimonianze e si capisce anche il legame fortissimo che ancora conservano le varie comunità letinesi sparse nel mondo con Letino. Bello. Questo è un segno proprio, è un'amministrazione comunale giovane che ragiona così, è un buon segno, un segno positivo. Ci proviamo. Giuseppe, vieni. Salutiamo i nostri amici per questo spezzone di video che abbiamo fatto. C'è anche il nostro amico consigliere Filippo, eccolo qua, ci siamo tutti. Adesso andiamo al lago di Letino. Sì, le grotte di Cauto. Mamma mia, che cosa bella ci aspetta pure lì. E le ravi. Andiamo. Sopra Prata. Caro Giuseppe, Oliviero e Filippo, siamo arrivati, abbiamo visto qua sotto, abbiamo visto il lago di Letino, detto anche Lago Verde, con la diga, perché l'acqua del lago di Letino, abbiamo detto, che viene portata a valle. Sì. Allora, il lago di Letino è un lago artificiale, dalle inizi del Novecento, 1910. È un lago che è nato proprio in virtù del fatto della centrale
idroelettrica sorta a Prata Sannita, che è proprio alle pendici qua alle spalle del monte. Perfetto, che noi abbiamo visto in un video precedente. Sì. Adesso? E alle spalle della diga del lago di Letino c'è l'ingresso, l'imbocco delle grotte di Cauto. Perfetto. Che si dividono in due rami, cioè il ramo sottostante, che è un ramo ancora attivo, che appunto porta ancora l'acqua fuoriuscita dal lago giù a Prata, sì, nella rava di Prata esce, e il ramo, un ramo superiore che si è prosciugato e che quindi ha dato vita a queste grotte bellissime, visitabili. E per le grotte è stato completato anni fa solo questo primo lotto di lavori, che è costituito da questa scala che porta sulla bocca d'accesso, perché si trova molto più giù di dove ci troviamo adesso, e l'intenzione è quella di riuscire a rendere percorribile tutto il percorso delle grotte che sboccano con una balconata proprio su Prata Sannita, anche il ramo superiore. Ci siamo cari amici. Mamma mia, Giuseppe, cosa abbiamo qui? Abbiamo tutto il panorama, questa bellissima croce qui, il crocifisso fatto dal maestro locale Angelo Ciarlo, che ha voluto simbolicamente raccogliere tutti gli attrezzi, vecchi attrezzi di lavoro. Sì. Sulla croce, un artista locale. Si vedono bene, dedicata ai pastori, e ai contadini. E qui davanti a noi, cari amici, qui davanti a noi c'è praticamente il punto più estremo del Monte Favaracchi, nel comune di Letino, su Prata Sannita. Qui è praticamente qua sotto, è il punto in cui noi abbiamo realizzato il video dedicato alla vecchia centrale di Prata, proprio qua sotto. Giuseppe, con quest'aria frizzantina. Sì, molto frizzantina. Molto frizzantina, si sta proprio bene, sì, ci saranno 18 gradi secondo me. Penso sì. Stiamo praticamente, vedete alle nostre spalle lo strapiombo con la valle di Prata Sannita e Ciorlano e il comune anche di Fonte Greca, Pratella più giù. Allora, noi non molliamo. Non molliamo, no, perché durante le vacanze natalizie, quando non ci sarà la vegetazione alta, alta, cercheremo di venire quanto più possibile, di, come si può dire, ritornare nella valle e risalire tutto il più possibile qua sotto, finché riusciamo a trovare il punto esatto dove spunta il fiume Lete. Se ci arriviamo saremo contenti, sarete i primi a saperlo. Se non ci arriviamo, pazienza, avremmo fatto un'impresa così. No, ma ci riusciremo, quindi questo durante le vacanze di Natale, va bene? Speriamo che faccia anche un po' di lì. Speriamo, godiamoci ancora un po' questa bellezza qui, cari amici.
Allora, cari amici, con questo bellissimo panorama, il lago di Letino, il lago verde alle nostre spalle e anche il centro abitato di Letino, i monti del Matese, noi vi ringraziamo. Ringraziamo tantissimo la disponibilità infinita di Oliviero e di Filippo. Grazie Giuseppe. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Grazie a tutti. La voce più potente. Allora, cari amici, con questo bellissimo panorama, il lago di Letino, il lago verde alle nostre spalle e anche il centro abitato di Letino, i monti del Matese, noi vi ringraziamo. Ringraziamo tantissimo la disponibilità infinita di Oliviero e di Filippo. Grazie, grazie Giuseppe. A voi, grazie a voi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Grazie a tutti. Saluto. Ciao.